È tutto collegato, tutto collegato. È collegato il loro star male allo star male nostro, perché abbiamo costruito delle fabbriche di dissezione anatomica di degli esseri innocenti, e tutto questo produce scarti. Abbiamo le mucche, che sono tra i più grossi erbivori, che mangiano gli avanzi delle macellazioni dei pesci per diventare più grosse in poco tempo. Tutto questo è documentato. Tutto questo è documentato, un erbivoro che mangia gli scarti di macellazione dei pesci. Abbiamo i pesci che mangiano gli scarti di macellazione dei maiali per diventare più grossi in poco tempo. Ma d'altronde il pollo viene messo sul commercio come petto di pollo dopo 3 settimane, che in pratica è ancora un pulcino. E tutto questo è assolutamente trovabile e tracciabile. Questi video che proiettiamo, oltre a essere fatti da investigazione di attivisti, sono fatti in tanti casi in maniera sconvolgente da ex operai dei mattatoi, da ex macellai, da ex allevatori, che a un certo punto hanno detto che forse era troppo quello che facevano, forse era troppo quello che vedevano. Sono cambiati e hanno messo sul mercato quello che succede, invece che queste immagini illusorie, per esempio la pubblicità della Montana, in cui si vedono questi pascoli col cowboy. Ma perché nelle pubblicità della Montana non vi fanno vedere i manzi che stanno nella merda, negli allevamenti, perché questo è, invece di farvi vedere il cowboy a cavallo che va dalla sua donzella? Perché questa sarebbe la verità. E come diciamo sempre, dire all'altra persona la verità dà all'altra persona la possibilità di scegliere. Perché finché mi viene raccontata, poi uno sceglierà quello che in cuor suo è più giusto. Noi abbiamo fatto una scelta che nel nostro cuore è la più giusta per tutti, perché siamo partiti da un discorso del io non farei mai niente del genere a un animale, quindi non voglio dare dei soldi a chi lo fa, e quindi evito di mangiare prodotti animali e vestirmi di prodotti animali. Ma comunque, anche se uno dovesse fare un'altra scelta, finché non ha le carte in tavola chiare per poter dire se mangio carne faccio questo, se mangio pesce faccio questo, se no succede quest'altro, non c'è purtroppo diritto di scelta. E io vedo per televisione e dappertutto, sui giornali, sui cartelloni, delle pubblicità che non fanno vedere esattamente la realtà com'è. Perché se noi fossimo tronfi di quello che succede qui dentro, e se noi fossimo fatti o per quello, ci dovrebbero far vedere nella pubblicità del prosciutto lo sgozzamento del maiale, perché se noi fosse naturale quello ci farebbe venire appetito. Ci dovrebbero far vedere lo sgozzamento del vitello, perché se voi avete dei cani, sapete che quando litigano i cani, per staccarli non bisogna mettersi a gridare, perché il predatore, se sente gridare, inizia ad eccitarsi, perché scatta il fenomeno della caccia. Di conseguenza, se noi fossimo predatori veri, nel vedere urla, nel sentire urla e nel veder sangue, inizieremmo a salivare. Quindi sarebbe un vanto per i produttori di prosciutto farci vedere lo sgozzamento d'un maiale, perché ci farebbe venire un appetito esattamente come potrebbe venire a un cane, a un lupo, a una tigre, e non sto ad elencare tutti i predatori che conosciamo. Lo squalo, se sente l'odore del sangue a chilometri e chilometri di distanza inizia a correre. A noi fa schifo l'odore del sangue, è ferroso, a nessuno piace sentire l'odore del sangue, però ai predatori piace sentire l'odore del sangue. E allora com'è che se è tutto così naturale, tutto così logico, non ci riempiono le pubblicità di animali che con la gola tagliata, in tanti casi in maniera non adatta, nel senso che arrivano al taglio delle zampe e ai processi della macellazione dopo il taglio della gola, che si muovono ancora.
abbiamo testimonianze di ex sempre allevatori e macellai, ne è passato uno qui l'altro giorno, che ha detto a un nostro amico Francesco, che ha un suo conoscente macellaio, che ha detto che in certi casi sì, aprono il torace a questi animali e c'è ancora il cuore che batte. Tutto questo perché? Perché devono fare in fretta, perché devono macellare più animali in tot tempo, e quindi chi gli taglia la gola gli dà un taglio. Se è fatto bene, ok, l'animale muore sgozzato; se non è fatto bene, comunque morirà nel processo successivo della macellazione. Però queste cose, per onor del vero, in televisione non le dicono a nessuno. Non le dicono a nessuno perché sarebbe molto scomodo per me. 10 anni fa, quando mangiavo carne, sarebbe stato molto scomodo sapere che quella bistecchina che mi mangiavo con gusto era stata aperta col cuore che batteva ancora, e sarebbe stato molto scomodo per me sapere che non era vero quello che mi raccontavano per mettermi il cuore in pace, che sì, gli sparavano in testa e non si rendevano conto di niente, perché questo è quello che mi è sempre stato detto e questo è quello che passa di continuo in televisione, che gli animali non si rendono conto di niente. Ma cosa vi dovrebbero dire? Che gli animali gridano perché vogliono vivere? Che gli animali vorrebbero da cuccioli, come fanno i cani che conosciamo e che abbiamo qui, giocare tra di loro? Aaron, che è un cucciolo, vuole giocare con tutti, vuole giocare con tutti gli altri cani. Gli agnelli farebbero la stessa cosa, i vitelli hanno dei, le capre, i vitelli e gli agnelli hanno dei loro modi di comunicare uno con l'altro, e come il cane fa questo gesto, si inchina e inizia a scodinzolare per invitare al gioco un altro cane, dei segnali diversi ma che si codificano tra di loro, ce li hanno i vitelli, ce li hanno gli agnelli, ce li hanno i capretti e ce li hanno tutti gli altri animali. Però ovviamente dire queste cose sarebbe molto scomodo, perché le persone inizierebbero a farsi qualche domanda.